Azam Zangané è con noi al telefono, pronto? Di là, Azam Zangané, Pronto, pronto, buongiorno. buongiorno. La casa editrice di Un incantevole sogno di felicità era Emuse. Questo è un ritratto di Nabokov, un ritratto sotto l'egida della felicità. Sì, è un ritratto molto particolare perché un po' è veramente a metà tra saggio e romanzo e anche parla soprattutto di perché la bellezza importa e perché la felicità si può trovare nei dettagli della letteratura. I dettagli hanno una grande importanza per Nabokov. Sì, diceva sempre si deve accarezzare il dettaglio, il divino dettaglio. Ecco, lei ha fatto una sorta di collage di dettagli, tessere. È un libro fortemente strutturato, quello che lei ha dedicato allo scrittore Vladimir Nabokov. Ci dice qualche cosa di più, Lila Azam Zanganeh, sulla struttura di questo libro? Sì, il libro è fatto di 15 capitoli e tutti i capitoli sono un'idea della felicità secondo Nabokov, che lui credeva tantissimo nello sguardo, di cambiare lo sguardo. Diceva che l'arte e la letteratura non ci può insegnare nulla, soltanto può modificare lo sguardo del lettore e che la nostra sola, l'unica chance di felicità vera che abbiamo in questo mondo è di guardare meglio. Dunque sempre, sempre ci vuole, se tu di un albero, una farfalla, qualsiasi cosa, di sempre aprire questo occhio. E questo ci può aiutare certamente la pittura, la scultura, il cinema, ma la letteratura soprattutto, perché tramite le parole l'occhio si apre. Allora tutto è come un poema anche è sempre tu, scusami. Tutta la letteratura di Nabokov è un inno per diventare più consapevoli di questo sguardo aperto. In Nabokov c'è questa passione, direi, per il momento perfetto, il momento indimenticabile, anche il momento di svolta in cui tutto potrebbe andare in un'altra direzione, lo fa oppure non lo fa. E quindi c'è questo incanto. Al tempo stesso, Lila Azam Zanganeh, Nabokov è una persona estremamente rigorosa, per certi aspetti è stato uno scrittore anche serio, flessibile, con opinioni molto forti, non a caso un suo libro si chiama Strong Opinions. E ricordiamo che quando ci fu lo scontro con Edmund Wilson, Wilson disse, penso in delle lettere private, che insomma si era reso conto che si trattava di una persona con un elemento di violenza nel suo carattere. Ecco, c'è anche questo, oltre al senso della felicità, della gioia. Sì, è vero, certamente c'è sesso, c'è violenza, ma quello che è interessante in Nabokov direi che anche in momenti più violenti, più scuri, più difficili, anche la morte, c'è sempre un elemento di luce. Ritorniamo a questa questione dello sguardo. E quello che è incredibile, per esempio, in Lolita, in Ada, nel momento in Ada, che è questo romanzo bellissimo che ha scritto nel 69, c'è un momento del suicidio di un personaggio che si chiama Lucette, che è la sorellina della grande Ada. E questo momento di suicidio è una delle cose più belle della letteratura di nostra epoca, perché è parte di queste luci che poco a poco si chiudono, è un momento di una grandissima poesia. Dunque, per lui il senso della vita, dunque, è anche in questo, anche nel gioco c'è violenza, anche nella vita c'è violenza, e anche nell'arte, perché per fare dell'arte uno sempre deve andare all'estremo. Dunque, lui facendo arte è già parlando di cose che sono violente, di relazioni violenti, ma sempre in questo momento di dolore, di violenza, di difficoltà, e di vedere anche la scintilla di luce che ci farà essere consapevoli di essere qui. Guardare, per lui la testa è sempre è come viene come una preghiera sul momento di dolore. Ancora una domanda, Lila Azam Zanganeh. Lei ha dovuto lasciare il suo paese, l'Iran, per la rivoluzione khomeinista. Questo l'ha portata a sentire un senso di apparentamento, di legame con uno scrittore come Nabokov che ha dovuto lasciare il suo paese per una rivoluzione?
Sì, senz'altro, ma all'inizio per me era veramente una storia d'amore con linguaggio, ma più ci ho pensato, più ho visto che il suo linguaggio mi piaceva perché un inglese c'è un straniamento nel linguaggio, e quel straniamento è quello che per me è molto interessante. Io scrivo in inglese, ma sono cresciuta in francese, in persiano e anche un po' in italiano, ma alla fine questo sentimento di straniamento nel linguaggio è fondamentale, è quella cosa che nel suo inglese, che è russo, inglese, anche francese, mi sento molto a casa. È per quello che ho voluto ripubblicare questo libro in versione digitale, perché credo che sia anche il futuro del libro, e così già in America, e volevo anche condividere il libro in questo nuovo format in Italia. Bene, auguri allora per il futuro italiano di un incantevole sogno di felicità, Nabokov, le farfalle e la gioia di vivere. Tante grazie. Di Lila Azam Zanganeh, pubblicato dalla casa editrice eMuse.